Buongiorno amici. Come si dice, vorrei dar voce a chi voce non ce l'ha. E vorrei anche dar voce a chi dovrebbe esprimersi su argomenti che sono nella sfera della misericordia e della bontà d'animo, ma non lo fa. E seconda cosa, vorrei non incorrere, please, in essere redarguita, punita, bloccata e magari multata. Voglio credere che siamo in democrazia e che c'è davvero la libertà di espressione e di pensiero. Detto questo, veniamo all'argomento orsa. E diciamo, vi faccio un'analogia. L'argomento è molto serio, ma vi faccio un'analogia per far capire la reazione di un animale. La specie è completamente diversa. Se voi siete a contatto con un cavallo, sapete di cosa parlo. Se un cavallo d'improvviso, durante un trotto tranquillo, una folata di vento, gli fa percepire che c'è un pericolo perché sente tutto insieme delle foglie muoversi, oppure si rompe un ramo, sente il fruscio e nel frattempo arriva una persona correndo, cosa fa il cavallo? Ha un attimo di sgomento, di paura, di essere stato sorpreso da qualcosa che non si aspettava. Questa persona che viene non la conosce ed è stata una roba che ti viene all'improvviso. Dà due calci avanti, uno dietro, si imbizzarrisce e disarciona anche il padrone che ha in sella. Ed è un cavallo, amici, il cavallo. Un animale che è stato domesticato da millenni, che è con noi, che conosce più o meno ciò che dovrebbe essere sulla sua strada. Adesso pensate ad un orso. L'orso è un animale selvatico. Noi entriamo nel suo territorio, in quello che lui ritiene da generazioni e generazioni la sua casa. Un orso che è lì da tanti anni e che quindi davvero si ritiene non solo proprietario, ma protettore di quel posto. Un orso, in questo caso una femmina, che magari a pochi metri ha la tana, che magari sta attendendo di tornare dai suoi piccoli che la reclamano perché hanno fame e lei magari dopo una stagione come quella che è stata non trova abbastanza cibo perché c'è siccità e quindi non sono venute fuori le erbe grasse di cui un orso ha bisogno dopo il letargo, non sono venuti fuori tuberi, funghi, bacche, non ce ne sono, frutti maturi e ancora presto non ce ne sono e quindi magari è preoccupata, si deve sbrigare, deve tornare dai suoi piccoli, sebbene magari qualcuno adduce al fatto sono già di qualche mese, lo stesso sono le sue dipendenze. Per tanto tempo i piccoli sono non indipendenti dalla madre. Quest'orsa all'improvviso si sente un rumore, vede un animale che corre, perché noi agli occhi dell'orso siamo un animale. Questo animale è un estraneo che entra nella sua casa correndo. Lei lo percepisce, un attimo di sgomento, essere presa all'improvviso, sprovvista. Reagisce. E come reagisce l'orso? Non è un gattino che ti dà il puffetto. O il morsino. Non è il vicino di casa che vede un estraneo che entra e dice: scusa, tipo, vai fuori dalla mia proprietà perché adesso chiamo il vigilante se ci pensano loro. Non puoi stare qui. È un orso. L'orso è possente. I nativi americani, tante tribù delle First Nation, ritengono l'orso un animale sacro perché? Per la sua possenza e forza, ma anche perché è impavido e coraggioso, la mama bear viene portata a simbolo delle mamme forti che difendono i figli, perché la mama bear affronta qualsiasi pericolo per i suoi cuccioli. Ora, vorrei tanto che una stilla di misericordia illumini le menti e i cuori di coloro che adesso eriggono a paladini della difesa dell'uomo che purtroppo e per disgrazia è stato attaccato, ma che subitaneamente, senza aver tempo in mezzo, hanno organizzato la spedizione punitiva. Ora, spero che un lampo di umiltà illumini le loro menti e che si rendano conto e che si ravvedano
riconoscendo che la natura ha le sue leggi. E come si dice, la legge non ammette ignoranza. Se noi vogliamo, di nostra volontà, per scelta, per sfizio, ignorare le leggi della natura, è a nostro rischio e pericolo, purtroppo. Questa tragedia si poteva evitare. Quindi, vi prego, accettate sia la decisione del TAR e sia l'offerta di coloro che propongono un luogo alternativo per trasferire quest'orsa, che ha la sola colpa di essersi comportata da orsa.